Ciao a tutti amici, ben ritrovati sempre su CarPage, Product Review, una nuova recensione. Siamo sempre in compagnia del marchio Ridge Monkey e siamo sempre nel settore energia. Nelle precedenti recensioni abbiamo visto il comparto luci di Ridge Monkey. Se non l'avete fatto, qui sotto ci sono i link per andare a vedere le due recensioni, sia della Multilight Plus che della lampada da testa. E questa volta andiamo a vedere nello specifico quello che è il Valued C-Smart da 26.950 mAh di casa Ridge Monkey. È un power bank che soddisfa pienamente tutte le esigenze del carpista, perché comunque è un power bank. E ha la cosa in più, la particolarità in più rispetto agli altri modelli sempre di questa linea, perché dispone della ricarica wireless. Adesso entriamo nello specifico, andiamo a vedere un attimo come si compone il packaging del prodotto e poi andiamo a vedere il prodotto all'interno, come si presenta e che caratteristiche ha. Solito design, solita scatola del Ridge Monkey, nera con logicamente richiamo giallo, logo in sovrimpressione, nella parte posteriore QR code per l'originalità del prodotto. Tutte le caratteristiche descritte sia in maniera schematica, graficata, sia in maniera testuale. Interessante il fatto che grazie a questo strumento di ricarica possiamo andare a caricare sia tablet che smartphone, camere, fotocamere e quant'altro, se abbiamo qualche drone, con la possibilità di attaccare le batterie per la ricarica. E una capienza che diciamo ci dà tranquillità in sponda, perché 26.950 mAh di carica, e soprattutto, come adesso andremo a vedere, in un case come quello che Ridge Monkey ha predisposto per questo prodotto, è tanta roba. Entriamo nello specifico, apriamo la scatola. Ottimo il design e ottimo la presentazione del prodotto. Quindi all'apertura troviamo tre scatole principali, due di queste dove ci saranno all'interno gli accessori, e la scatola principale dove all'interno ci sarà sicuramente il nostro power bank, sempre se magari troviamo una pietra o un mattone, ma dal peso non sembra. Allora, prima due scatoline. Dentro il primo sacchettino troviamo la presa con l'adattatore per accendisigari, quindi si attacca al power bank e accendisigari. Questo è il primo prodotto, il primo accessorio. Nella seconda scatolina troveremo quasi sicuramente la USB. Ma troviamo ben di più di un USB. Troviamo la USB con un cavo in corda, quindi anche resistente e comunque piacevole anche al tatto, e una multiporta, quindi composta da presa a Apple, proprietaria Apple, presa USB, mini USB e la USB-C. All'interno della scatola più grande troviamo il power bank. Power bank che a sua volta è contenuto in un astuccio, come abbiamo visto poi anche nelle altre recensioni, un astuccio in tessuto con il logo ricamato e lo strap per l'apertura. All'interno troviamo il benedetto power bank. Power bank che, vabbè, per sicurezza l'hanno come sempre toccato, cioè protetto da un cellophane, e questo è il power bank. Come dicevamo inizialmente, power bank da 26.950 mAh, un power bank che oltre, vabbè, a fare funzione di power bank, è
come si dice, raggato, cioè è robusto, è stato reso robusto proprio per un uso gravoso che in molti casi il pescatore, il carpista si trova logicamente in condizioni vivendo la natura al 100%. La gomma con cui è stato rivestito la custodia, il case di questo caricatore, ne permette una stabilità perché è abbastanza fa abbastanza attrito con le superfici, e questo ne giova perché magari può scivolare giù dal tavolino e quant'altro. Questo modello di Ridge Monkey Valut, il power bank, è wireless. Cioè basta appoggiare i telefonini di ultima generazione, logicamente compatibili con questa tecnologia, e senza nessun tipo e nessun ausilio di cavo il telefonino verrà ricaricato. Power bank che logicamente nella funzione che ha è molto semplice, on off, funziona o è spento. Le particolarità sono la parte frontale di questo power bank, dove ci sono tutte le entrate e le uscite, quindi le varie prese. Quindi andiamo a vedere il prodotto nella sua funzionalità, iniziamo subito dalla ricarica wireless, cioè quindi prendere il telefono, appoggiarlo e che questo inizi la sua carica. Iniziamo con un click il power bank acceso, i LED che troviamo nella parte frontale ci danno subito il livello di carica, doppio click ci si accende un LED verde che praticamente è la funzionalità wireless, si prende il proprio device, lo si appoggia e in automatico questo inizia la sua carica. Lo si può vedere benissimo dal simbolo di flash sulla batteria, questo beh, dipende da device a device, e comunque inizia la carica e finché noi stiamo facendo le nostre operazioni di impostazione questo si va a ricaricare. E questa è una funzionalità. Andiamo a vedere il cruscotto frontale di questo power bank, quindi doppio clic togliamo la ricarica wireless perché non ci serve. Andiamo a vedere quelle che sono le prese frontali. Abbiamo un type C in e out, cioè vuol dire che serve per sia caricare che ricaricare. La type C è questa presa, ok? Quindi se noi dobbiamo ad esempio andare a caricare questo power bank, ci basterà inserire una type C su questa entrata uscita e attaccarla al caricatore dell'energia elettrica a casa e quindi dare una carica completa al nostro power bank. Abbiamo due USB da 5 volt da 2,4 ampere massimo, quindi una e due. E poi, ultima, abbiamo un'uscita 12 volt da 5 ampere, che è quella che inizialmente vi avevo fatto vedere con l'accessorio che ci danno in dotazione, e cioè questo. Quindi questo jack lo vado a infilare in questo posto, in questa presa, e questo funziona, ok? Ricapitolando, USB di tipo C, in e out, quindi ci serve sia per ricaricare che per caricare, due prese USB da 2,4 ampere e 5 volt, e un'uscita da 12 volt da 5 ampere per l'accendisigari, il formato accendisigari. Mi ero dimenticato di dire una cosa prima, quando abbiamo visto il prodotto nel suo design esterno. Sul retro, quindi sul fondo del power bank, possiamo trovare una scheda riassuntiva con tutte le caratteristiche tecniche di uscita e entrata del power bank. Quindi se ci dovesse mai venire un dubbio del device che abbiamo in mano, se è compatibile o meno e se possiamo o meno caricarlo, abbiamo una scheda riassuntiva che troviamo sul fondo del nostro power bank, anche se non abbiamo con noi il libretto delle istruzioni. Questo è il power bank di Ridge Monkey, e secondo noi, anche perché non questo ma anche il fratello maggiore, cioè il modello del 2 anni fa,
ce l'avevamo, l'abbiamo usato per svariati utilizzi e anche non solo di pesca, e sono prodotti veramente funzionali perché sono un mix tra ricerca di design e quindi l'utilizzo proprio fini se stessi, ma anche proprio di capacità, perché hanno un quantitativo di carica sufficiente per affrontare sessioni di pesca anche lunghe, e soprattutto se o per questioni lavorative o perché siamo schiavi della tecnologia, ci portiamo appresso iPad, computer e cose varie, con un device, con un power bank del genere, siamo sicuri di avere una carica sufficiente per fare tutta la nostra sessione in tranquillità. Quindi, se cercate un power bank, Ridge Monkey ha la soluzione. Con questo non mi resta che salutarvi, aspettarvi alla prossima recensione che andremo a fare sempre su Product Review di CarPage. Un saluto a tutti, lasciate il like e se avete qualche domanda tecnica in merito al prodotto, qui sotto ci sono i commenti e andate a ruota libera. Ciao a tutti, alla prossima!